Palazzo Giacomelli si veste di Expo. Fino al 31 ottobre, data di conclusione dell'Esposizione Universale, la storica sede di rappresentanza degli industriali di Marca ospiterà Temporari for Expo 2015, una rassegna di iniziative aperte al pubblico e legate a doppio filo all'Expo milanese, che vedranno protagoniste le imprese associate ad un'industria Treviso. Per le aziende trevigiane, creare un collegamento con gli eventi di Milano qui a Treviso significa che quando invitiamo i nostri clienti qui, possiamo portarli nella nostra città, possiamo portarli in questo palazzo per le iniziative che da qui al 31 ottobre faremo, per poi portarli all'interno di un percorso che è quello che poi obiettivamente deve portare anche a Milano, riuscendo a valorizzare il meglio che c'è della nostra produzione, ma non solo alimentare. Un ponte fra Treviso e Milano, realizzato in collaborazione con altre realtà del territorio, come UAV, che attraverso gli studenti del corso di design industriale, ha portato a Palazzo Giacomelli il progetto SAOR, esposizione di oggetti e strumenti di design ispirati alla tradizione agricola trevigiana. L'obiettivo era un po' quello di dimostrare il contributo che il design del prodotto e design della comunicazione può dare in settori molto diversi della realtà, dell'economia, anche diversi da quelli a cui siamo abituati a pensare quando parliamo di design. Altra iniziativa in programma in queste settimane è il ciclo di incontri Cibo e Salute, promosso in collaborazione con ULS 9 e ULS 2 per informare ed educare i cittadini a modelli di alimentazione salutari. Una corretta alimentazione, un corretto stile di vita è la chiave, insieme con altri fattori come anche l'esercizio fisico, ma l'ambiente, insomma altri fattori, la chiave di una buona salute. Ecco perché quindi noi ce l'abbiamo anche come missione, quindi quella della prevenzione delle malattie e quindi di promuovere stili di vita e una corretta alimentazione della popolazione. Il gruppo agroalimentare di un'industria Treviso oggi conta 170 aziende associate che dal 2008 ad oggi hanno registrato un incremento dell'export del 53% con punte dell'89% per il solo settore vitivinicolo. Numeri importanti per un comparto che trascina l'economia trevigiana e che valorizza il lavoro delle tante imprese che concorrono alla sua filiera. Sicuramente un esempio di eccellenza made in Italy, risaputo il luogo appunto nostro da dove veniamo, dove abitiamo, dove le aziende alimentari trevigiane sono forti, sicuramente un'immagine positiva di valorizzazione anche per tutta Italia, visto che comunque noi italiani siamo sempre stati riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo anche per il cibo in particolar modo. Ricordiamoci che dietro il discorso alimentare ci sono intanto tutto quello che è la competenza per realizzare gli alimentari, che quindi va dall'agricoltura all'industria, alle competenze di meccanica. Noi abbiamo migliaia di aziende in Italia che fanno, producono, realizzano sistemi che permettano poi di consumare gli alimenti sulle nostre tavole.